Il calcio che conosciamo è morto, ragazzi. È morto ieri sera, ieri notte, addirittura all'ombra delle tenebre è morto questo il calcio. Una cosa schifosa fatta da Agnelli e da Perez. Perez, il direttore, il presidente del Real Madrid, una cosa veramente schifosa hanno fatto. Addirittura ieri sera Agnelli ha dichiarato le dimissioni dall'ECA. E Perez, insieme a Florentino Perez, hanno introdotto questa Superlega. Queste 12 squadre cosa fanno? Si levano dalla UEFA Champions League e creeranno una loro lega. Perché, per detta loro, la UEFA non dà abbastanza fondi a queste squadre. Io la trovo una cosa veramente ridicola. È ridicolissima questa cosa. Per il semplice fatto che io, squadra Napoli, o squadra, mettiamo caso, Atalanta, Lazio, Roma, Leicester, Everton, West Ham, mettiamoci, che ne so, Granada, Siviglia e altre squadre della Liga Spagnola, Bundesliga, campionato tedesco, Bundesliga proprio il campionato tedesco, poi ci mettiamo la Liga 1. Queste mezze squadrette, che siamo noi, squadre di medio-alta classifica, non vedranno più la Champions League come era una volta. Perché? Perché tu mi fai levare il Real Madrid, il Barcellona, la Juventus, mi fai levare l'Inter che è la prossima qualificata alla Champions League, il Milan che molto probabilmente sarà qualificata per la Champions League, poi mi levi il Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, tutte mi levi praticamente le prime sei top club della Premier League e me le fai levare. Cioè, che senso ha creare questa lega? Per cosa? Perché voi avete bisogno di più soldi? Vi siete lamentati finora che, no, che avevate poco incasso, va bene, ma per via del Covid ora rompete il cazzo che volete ancora più soldi in un momento così dove la gente muore di fame. Come detto, è una cosa ridicola, è una cosa che io odio, perché voglio questo non è più calcio. E addirittura oggi c'è stata una protesta dei tifosi del Liverpool. Addirittura sul profilo del Real Madrid su Facebook è uscito l'hashtag Stop Super League. Non la vuole nessuno, i tifosi non la vogliono. Perché non la vogliono? Perché naturalmente questi ti vai a levare la Premier League. E addirittura è uscito delle dichiarazioni ufficiali della FIFA e della UEFA che dicono che chi parteciperà alla prossima Super League non giocherà nemmeno gli europei e i mondiali. Io calciatore, che cazzo mi faccio? 26, 30 partite l'anno e basta? Non faccio più niente? Perché? Perché ora in Serie A si deciderà oggi alle 5 e mezzo c'è un'assemblea straordinaria per decidere se buttare fuori Inter, Milan e Juventus dal campionato di Serie A. Quindi che succede? L'Atalanta sarebbe al primo posto, il Napoli sarebbe al secondo. Cioè, cose incredibili, voglio. Hanno fatto un casino, hanno fatto una cosa ridicola. Cioè, boh, io non ho parole. Ma perché noi, perché dobbiamo vedere una partita di Champions, il Krasnodar, queste squadre? Perché se lo sono meritate. Perché se lo sono meritate, non solo per i soldi. Perché se non era così, l'Atalanta nemmeno si andava a giocare i quarti. Nemmeno giocava contro il Real Madrid, nemmeno con il Paris Saint-Germain. Uaiù, ma che cazzo state a dire? Vi gira il cazzo, quello ve lo dico io perché vi gira il cazzo. Perché squadre come la Juventus devono uscire contro Porto, Ajax, contro squadrette. Va bene? E voi uscire contro le squadrette vi fa male al portafoglio. Però quella squadra che ti ha buttato fuori, bene o male, piglia soldi e la proverà ad andare al turno successivo. È questo che voi non riuscite a capire. No, voi fate il vostro tornaconto di merda, perché qui si parla di merda, perché siete tutti dalle merda, dal Barcellona, al Real Madrid, al Liverpool, al Manchester City, a tutti. È una cosa scandalosa, solo merda. Mamma mia, è una cosa schifosa quella che avete fatto.